eccomi, sono vivo. Scusate l'attesa, che non ho fatto più video, ma ho avuto un po' di problemi con me, ho scritto. Allora, iniziamo dall'epicondilite, cioè io lavoro a maglia e uncinetto tipo dalla mattina alla sera quasi, e ho dovuto fare le borse per una sfilata, e finita la sfilata mi è venuto un male cane qua sotto che non riuscivo manco a stendere il braccio. Un male, e allora antinfiammatori, creme di qua, creme di là, sta quasi passando. Il problema è che, avendo male a quel braccio, ho dormito sempre su questa spalla qua, e adesso c'è un male cane tutto sto muscolo di qua. Andiamo benissimo, sono già a discarica. Vabbè, andiamo avanti. E rieccomi qua con un nuovo knitting vlog. Ho un bel po' di cosine da farvi vedere. Guardate sti filati qua, che pazzeschi che sono. Recensione di una nuova collaborazione, un sito strabello che si chiama Mani in Maglia. Mi taglio sempre la testa. Il sito si chiama Mani in Maglia, eccolo qua, se non ho mette a fuoco, Mani in Maglia si chiama.com, è un sito fantastico, ha dei filati uno più bello che l'altro veramente. Adesso poi vi farò vedere la recensione. Eccoci, oggi vedremo i filati di Mani in Maglia. Vi dico già che sono fantastici. Allora, maniinmaglia.com è il sito, qua c'è la mail e i recapiti. Allora, è un sito che vende a rocche. In poche parole, se a voi vi piace una rocca, adesso vi farò vedere queste 5, mettete quantità 1, vi arriva una rocca da 100 grammi, ok? Non vi arriva una rocca da una rocca, un gomitolo, vi arriva una rocca come queste da 100 grammi di filato. Mettete 2, 200, 3, 300, 4, 400, ok? Vi dico già che hanno dei prezzi, secondo me, buonissimi. Bisogna tenere conto naturalmente della composizione. È normale che se vi andate a comprare l'acrilico o il misto acrilico che vi costa 3 euro a gomitolo, è normale che la merino yak e seta, alpaca e seta, è normale che hanno altri prezzi. Comunque vi dirò tutto, perché mi sono scritto tutto per filo e per segno per non dimenticare niente. Allora iniziamo subito. Io, come vedete, ho già campionato e vi farò vedere uno per volta. Iniziamo. Adesso mi metto dritti, che così mi vedete meglio. Allora, iniziamo da, diciamo, il mio preferito. Preferito da un lato, questo qua, che è, ecco, la cosa furba è, vedete in ogni rocca cosa c'è? Tutto. Nome del filato, composizione, colore. Ad esempio, questo qua è il filato soave, 70% baby alpaca, 30% seta, 100 grammi, 300 metri, colorazione teddy, ok? Allora, questo qua, io l'ho lavorato con i ferri del 4,5, tiro fuori, e vedete? È una semplicissima maglia rasata, non è niente di che, ma con questo peletto fa un po' effetto pellicciotto. Vedete anche il rovescio? È veramente morbidissima. E prima di lavarla ho detto, è morbida, vediamo dopo lavata che non si smolla da morire. Invece non si è smollata, anzi si è ammorbidita ancora di più, ha tirato fuori proprio il peletto, vedete? Che c'è proprio questo bel peletto dell'alpaca. Uno spettacolo, proprio bello, 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 mi piace. Bel filato. Allora, io ne ho 100 grammi, penso che ci farò o un cappellino o uno scaldacollo o una sciarpina. Penso, capace una sciarpina, vedremo. E baby alpaca e seta è una composizione pazzesca. E questo costa 10 euro a unità, quindi 100 grammi 10 euro, è come se spendete 5 euro un gomitolo 50 grammi alla fine, ok? E io non so più, non è che ho mai lavorato un'alpaca seta, ma io vedo che solo un
Alpaca e lana mi costa già 4,90 euro gomitolo. Questo è con la seta, quindi è molto meglio, altro che uno spettacolo. Poi l'altro vantaggio, la rocca. Io dico, volete avere mezzo chilo in gomitoli e mezzo chilo in rocca? A filo continuo? Dove non dovete fare un'aggiunta neanche a morire? E nascondere le codine? Una pacchia. Iniziate il progetto e lo finite, proprio una pacchia, secondo me è veramente fantastico. Ok, e questo qua è il primo filato che mi è piaciuto particolarmente. Poi, un altro filato che mi ha ispirato, anche se non è altrettanto morbido, non è questo. 50% yak, 50% seta. Oh, sono usciti tutti i punti. Allora. Vabbè. Tanto lo devo smontare il campione. Ah, ecco, intanto vi faccio vedere una cosa poi. Questo è 50 yak e 50 seta. Morbidissimissimo anche questo. Non ha il peletto, naturalmente non ha il pelo dell'alpaca. C'ha un pelino proprio fine, 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 fine. Non so come dirvi. Sembra lavato, viene uno splendore. Non lavato rimane leggermente più secchino, infatti mi sembrava un po' secco per essere yak, invece poi lavandolo si riempie, diciamo, si gonfia un pochettino e si riempie, vedete? No, no, veramente, secondo me sono son filati veramente fantastici. Allora, questo qua è ma poi l'etichetta sotto la rocca è una pacchia, che tutte le volte io non so mai poi cos'è, mi devo scrivere tutti i bigliettini attaccati. Questo si chiama spettacolare colore natural brown ed è 50 yak, 50 seta, 140 grammi. Questa rocca è da 140 grammi. Sono 100 grammi, 325 metri. 100 grammi, abbiamo detto 325 metri. E io l'ho lavorato col 4. L'ho lavorato a capo singolo col 4, 4 mm, proprio perché lo volevo bello morbido. Sul sito lo spettacolare 3,5-4,5 dicono, ma io almeno 4 io userei per avere una bella morbidezza. È scontato, adesso è scontato da 18 euro a 12 euro. 100 grammi, quindi 6 euro a gomitolo, però uno spettacolo, 50% yak, 50% seta, ha quasi la morbidezza del cashmere, fate conto, e costa a metà neanche, ha quasi lavorato e lavato, ha quasi la morbidezza del cashmere, ci arriva molto vicino secondo me, assolutamente fantastico. Questo poi ho visto che rende da matti perché ci ho fatto con niente, ci ho fatto il campioncino. Vedremo 150 grammi, bellissimo. E io vi lascio tutti i link in descrizione, mi raccomando, per ogni singolo filato vi metto il link, così avete tutti i link belli, belli a disposizione. Altro filato con l'alpaca è il Queen 35 mo... No, che alpaca, sono scemo io, l'altro con l'alpaca. 35 Kid Mohair, 35 lana merino, 30% seta, 100 grammi, 350 metri. Ed è il Queen colore Summer Mist. Allora, Mist. Allora, vedete? Questo è veramente morbidissimo. Si è lavato che non è rimasto identico, non si è smollato. Forse si è un po' affievolito il pelucchetto. Però vedete, guardate come si vede bene il punto. Veramente, secondo me, questo per i punti traforati è fantastico. Perché ha un pochino, vedete, un po' di peluria del mohair, però non ne ha troppa che non si vede il punto. Ok? Allora, questo qua io l'ho lavorato sempre col 4. Dicono di lavorarlo con ferri 3,5-4,5, anche questo. E costa 9 euro 100 grammi, quindi 4,50 euro, il gomitolino da 50 grammi. 35 Kid Mohair, 35 merino, 30% seta. Ok,
Una pacchia, c'è sta seta che veramente rende sti filati belli scivolosi, si lavorano d'un bene, non si blocca il ferro, veramente veramente bene. Io ho detto facciamo una prova, ho provato con i ferri quelli poliacrilato lì, comunque quelli in acrilico della Nit Pro, che non li uso mai perché non scivola il filo neanche a morire. Questo invece scivola benissimo perché si vede che la composizione di seta fa sì che il filo scivola veramente bene, vedete? È veramente bellissimo. Proprio bello. Poi questa tinta azzurrina, voi la vedete un po' più azzurra, un po' più azzurro forte, invece è proprio tipo carta da zucchero, ecco, diciamo. E questo, vi ricordo, è il Queen. Poi andiamo al questo qua che mi è piaciuto da matti. Favoloso, non spaventatevi quando vi arrivano sti filati sottilissimi. Questo 100 grammi 650 metri, composizione 50 yak 50 lana merino, colore prugna. Ok, allora l'ho il favoloso ferro ferri 4 mm doppiato, doppio va lavorato con i ferri del 4, singolo con i ferri del 2. Io l'ho triplicato e l'ho lavorato col 4,5, proprio per vedere se manteneva la morbidezza. Diciamo che l'ho sfinito proprio, l'ho provato allo sfinimento ed è morbidissimo, veramente morbidissimo. E non ha, vedete, tanto peletto, questo qua ha proprio poco poco peletto. Guardate anche al lato rovescio, che bello, rimane proprio bene, è proprio un filato che è sottile, ma lavorato anche solo doppio rimane benissimo. Io lo lavorerò triplo, secondo me, perché mi piace più la trama un po' più fitta. Vedete com'è bella fitta la trama? Adesso la allargo magari un pelino, ma rimane proprio la trama fitta. Lo smonto, vi faccio vedere un trucchetto. Io l'ho lavorata a tre capi. Come ho fatto a lavorarla a tre capi se la rocca è di un capo solo? Trucchetto. Smontiamo tutto. No, però il campione me lo volevo tenere. Aspettate che taglio il filo piuttosto. Che mi ispirava sto campioncino. Allora, prima di tutto, prendete il filo e lo triplicate, lo mettete doppio e fate di nuovo fare un giro, perché poi vale così, è così, e vi viene il filo triplo. Ok, vedete che adesso è triplo il filo. Quando voi lavorate, che montate i punti, quando arrivate qua alla fine, che vi rimane solo quest'asola, cosa fate? Lasciate abbastanza l'asola abbastanza larga da riuscire a infilarci le dita o l'uncinetto. Prendete il filo che c'è sotto e lo tirate. Così rimarrà, vedete? Vedete l'asola? Io ho preso il filo dentro, lo tiro. E qua è come se sto tirando il filo della rocca e vi rimane di nuovo triplo. E lavorate. E continuate a lavorare triplo e non si vedrà niente, ma niente. Io il mio campione l'ho fatto così e non si vede assolutamente una congiunzione, non si vede assolutamente niente. E continuate così, arrivate alla fine, avete lavorato questo, avete lavorato, siete arrivati fino, aspettate, che la prendo bene, all'altra asola che vi sta rimanendo poco filo, stessa cosa. Prendete, entrate nell'asolina. Tirate fuori il filo che avete sotto. Ok. Vedete? Tirate fuori il filo che avete sotto. Tirate. Allungate e continuate a lavorare a tre capi. Vedi, adesso ho tirato troppo perché c'è tutto qua. E continuate a lavorare a tre capi, avendo una sola rocca e non tre rocche. Potete fare la stessa cosa con i gomitoli. Non avete voglia di usare tre gomitoli per triplicare un filo? Stessa cosa, lavorate facendo questo metodo qua. Così potete lavorare a tre fili con una rocca sola e non avete in mezzo 2 milioni di rocche.
Ultimo filato è il 100% lana merino che ho voluto provare proprio perché diciamo un filato semplice, perché dico è facile vincere facile con yak, seta, mohair, alla fine vince abbastanza facile. La lana merino ti dice veramente com'è. C'è poco da fare. Allora, anche questa io l'ho voluta lavorare stretta da morì, proprio per testare la morbidezza della lana. Non è morbidissimissima, proprio perché è sottile. Anche questa io l'ho lavorata tripla, tripla, non doppia, tripla. Lavorata tripla col ferro del 4,5. Allora, questo è 100 grammi 300 metri, Maryland 3000. E vi dico subito, costa, con ferri consigliati 3,5-4,5. Io l'ho lavorato triplo col 4,5, proprio perché volevo tirare un po' il filato. 6 euro 100 grammi. 3 euro a gomitolo, la lana merino 3 euro a gomitolo, andate a trovare. Ecco, è fantastica. Non c'è niente da dire. È fantastica. Vedete come si vede bene? Vabbè, lavorato triplo. Io l'ho lavorato bello stretto perché volevo vedere come rendeva poi alla fine. Però vi dico che rende bene. È elastica. No, è perché sembra un filato non tanto elastico. È questo qua perché è sottile. È abbastanza sottilino. Invece, secondo me, viene uno spettacolo. Guardate anche retro. Secondo me viene proprio proprio bene. E non ho avuto nessuna difficoltà né in questo né nel favoloso a lavorarlo triplo. Proprio assolutamente non vi potete sbagliare a lasciare un filo indietro, a far macelli così, proprio perché sembra quasi che, vedete, si mischiano comunque i fili, quindi il punto prende bene. Sì, adesso devo rifare il rovescio. Vedete? È difficile perdere un punto. Aspetta che faccio un po' di zoom. Difficile perdere un punto o non lavorare un filetto, proprio perché sono. Sembra quasi che diventano ritorti quando li lavorate insieme qualche riga. Forse solo quando montate i punti rimangono divisi, perché poi a forza di lavorarli diciamo, si mischiano un po' le fibre, quindi si lavora proprio bene. Ecco, abbiamo fatto un ferro insieme. Ok. E qua stessa cosa. Dov'è? Questa è l'asola? Infilo, prendo il filo, tiro e ho di nuovo tre capi. È una pacchia questo modello, questo modo di lavorare secondo me. Ok, questa è la lana merino 100%. Anche qua ci sono un po' di colori. Allora, vi dico già che non ci sono tantissimi colori per occa, per tipo di filato. Però secondo me ci sono quelli utili. A me piacciono tanto questi colori, diciamo, abbastanza caldi. Ecco, fatto cadere tutto. Vedete, a me piacciono questi colori sul beige, sul marrone, prugna, mi piacciono tantissimo questi colori, diciamo, caldi. Bellissimo, comunque la mia recensione è stupefacente. Mani in maglia è assolutamente fantastico. Ve lo consiglio proprio perché ha filati di qualità. Composizioni pazzesche e eccolo qua. Composizioni pazzesche e poi sono gentilissime. Io le ho contattate via mail, sono proprio gentili, gentili, gentili. Mi hanno risposto quasi subito. Mi hanno fatto scegliere dei filati. Alcuni filati me l'hanno mandati loro. Proprio gentilissime, niente da eccepire. Allora, iniziamo subito. Ci eravamo lasciati l'altra volta che stavo imparando a lavorare a punto croce, ok? Non potendo più fare né maglia né uncinetto, indovinate cosa ho fatto? Punto croce. Proprio perché potevo stare così e non mi faceva male il braccio a lavorare. Lavorare a maglia, invece il dottore mi ha detto guai a te se lavori a maglia. Vabbè. Mi tocca.
E adesso sto riprendendo un pochino la guerra maglia e quindi mi sono dato al punto croce. Ho finito un progettino carino carino, un cuscinetto, questo qua. C'è qualche errorino perché è il primissimo progetto che ho fatto a punto croce con il retro. Il cuscinetto me l'ha fatto mia mamma con il retro di Nino. E ho fatto questo perché avevo pochissimi colori in casa e quindi ho detto il nero ce l'ho, questo rossiccio ce l'ho, il rosa ce l'ho, il bianco ce l'ho, faccio questo perché ha pochi colori. Ok? Ecco, l'idea era quella. Poi invece comunque mi piace, è venuto bene, dai. Cuscinetto da mettere all'entrata. Adesso sto ancora lavorando e sto facendo un puntaspilli. Eccolo qua. Siamo qua quasi alle fasi finali. All'ultimi pezzi, diciamo. Allora, mi fa morire questo qua perché ha quadrati tutti uguali, ok? Io quando vado in negozio, qua da Alessandro in Via Trotti, vado in un negozio di filati, ogni tanto mi porto questo quando non potevo lavorare a maglia. E c'è una signora che ricama da 50 anni lì. Allora, ok, il dietro ho imparato a farlo bene. Eccolo qua. Il davanti però, Luca, non mi piace tanto. Fai qualche errorino, tiri troppo il filo, mi raccomando. Ok, quindi. I quadrati sono così. Schifo, schifino, schifoso, bellino, bello. Per adesso mi piace. Questo speriamo che mi venga ancora meglio, ok? Quindi speriamo che prima che lo finisco imparo a ricamare a punto croce benissimo, ok? Bene. Io amo le nonne che mi danno i consigli. Almeno imparo. E a tal proposito, ho preso anche dei libri di punto croce, ve li faccio solo vedere così. Era una raccolta di questi due volumi insieme, che invece che 12 euro e passa li ho pagati 7 euro. E uno che è questo, è tutto speciale fiori. E sono belli perché non hanno, diciamo, frivolezza, hanno proprio solo esclusivamente schemi. Questo è tutto fiori. E invece questo è tutto bimbi. Speciale bimbi, vedete? E ci sono tutti delle cosine proprio carine da bambini, vedete? Ok. Quindi mi ha preso. Già faccio poche cose. Abbiamo aggiunto il punto croce. Ok? Bello. Allora, poi faccio vedere subito i libri, va? Perché non posso trattenermi. Allora, io avevo visto un annuncio, è già un po' che cerco questi libri, l'ho detto anche le altre volte qua sul canale che ne avevo due, che li cercavo, che non si trovano, che non ne vende nessuno. Ok? E sono questi qua. Adesso mi viene di nuovo male al braccio. 3000 punti pull e sono 6 volumi, ok? Eccoli qua. Una mia amica ha detto, e sono fantastici, io ve li ho già recensiti, sono fantastici perché non hanno uno schema dentro e hanno 3000 punti. Jacquard, di ricamo sulla maglia, hanno veramente qualunque cosa, traforati, losanghe, torciglioni, tutto. E visto che sono degli anni 80, aspettate che leggo, dell'84, 86, giù di là, io mi trovo benissimo, veramente benissimo quando devo fare un tutorial, quando devo fare un punto particolare in una maglia, mi trovo benissimo. Solo che non li trovavo, proprio niente da fare, ho cercato ovunque, cercavo su Facebook, niente. Una mia amica di Torino, Erika Bentazzo, grazie. Durante una sera dove ci troviamo a lavorare insieme a Maglia e a chiacchierare nel gruppo Parliamo di Maglia su Facebook, se volete venire a sferruzzare in compagnia iscrivetevi al gruppo, mi ha detto guarda che c'è un annuncio su Facebook di un signore che li vende tutti e 6. Ah sì? Va bene, andiamo a vedere. Io questo annuncio non lo trovavo perché lui, questo signore aveva messo consegna a mano. Io, essendo di Alessandria, non me lo dava perché non sono di Torino. Allora sento questo signore, mi dice che non sa spedire, non ha la posta per il pagamento e tutto quanto. Io ho detto, mannaggia, che peccato, era già tanto che li cercavo. Vabbè. Giovedì sera c'è la Knit Night di Federica Giudice Wool Crossing, dove ci connettiamo tutti per sferruzzare. E io ho detto, visto che siete di Torino, non è che c'è qualcuno della zona dove c'è quel signore?
Sì, io. Quindi con un passaparola tra la Manu, la Federica giudice del negozio e la Mavi, io poi ero andato su a Torino dal dentista, mi hanno beccato e mi hanno dato i libri. Spettacolo, lavoro di squadra, grazie ragazze. E quindi finalmente l'ho trovati, finalmente ce l'ho tutti e sei. Così, boh, di punti maglia qua, una valangata veramente. E allora, devo dire che come ho capito, questo qua, perché dentro c'è scritto che veniva dato, eccolo qua. La rivista Pule in edicole nel primo settembre, in poche parole questo qua era una collana che davano solo a chi aveva un abbonamento, una cosa del genere, mi sembra, come ho capito. E partono dai punti più semplici. Infatti, il primo volume, i primi punti sono proprio le coste, il dritto e il rovescio. Vedete? I punti proprio basici. E sono tutti divisi in queste categorie: punti base, coste, semi, scacchiere, diagonali, tessuti, losanghe, moschine, simmetrici, 2000 categorie, traforati, jacquard, fantasie, che si ripetono in tutti i libri. Quindi, che ne so, i punti base. Vado sui punti base. C'è dal numero 1 al numero 16. Al numero 16, ok? Punti base nel primo volume c'è dal numero 1 al numero 16. Se vado nel secondo volume ci sarà dal numero 17 numero 17 in poi. Sì. E così si va avanti. Quindi ogni categoria man mano che si va avanti, diciamo, fa punti un pochino più elaborati, un pochino più traforati, un pochino più belli, diciamo. Difficili, però la cosa che mi piace di più a me è che non hanno lo schema, perché anche le trecce, lo schema delle trecce per me è difficilotto perché c'ha quei simboli che non capisco. Invece qua spiegato ferro per ferro proprio, cioè non lo capisco, sono proprio ignorante, quindi mi piace proprio, non c'è niente da fare. Questi libri sono pazzeschi, se li trovate nei mercatini prendeteveli perché non se ne trovano più in giro e sono veramente spettacolari. E non ve li faccio vedere perché tanto li abbiamo. Alla fine son punti, quindi c'è poco da vedere. C'è veramente poco da vedere, vedete? C'è tutto lo spiegone ferro per ferro, anche se è lunghissimo, tipo i torciglioni, dura una pagina e mezza la spiegazione, capito? Però ve lo spiegano ferro per ferro, non c'è niente da fare. Adesso il problema degli schemi, sapete qual è? La traduzione, perché questo magari l'avranno fatto in due o tre lingue. I libri di adesso magari li fanno in 10 lingue, 12 lingue. E quindi mettendo tutti i schemi, alla fine cosa fanno? Traducono l'introduzione, il nome dei punti, finito lì, perché lo schema è uguale in tutte le lingue, ok? E quindi alla fine globalizzazione. Allora, work in progress. Allora, ho un po' di cosine. Ah, ho finito una maglia. Lo Yume della Isabel Cramer. Vi lascio se riesco sotto il link del mio Ravelry, della mia pagina Ravelry. Che se andate in progetti lo vedete. Io comunque una foto ve la metto in sovraimpressione. L'ho ricominciato. Perché una signora ha visto quello che ho fatto, ma che bello, bellissimo, di qua e di là, e allora l'ho ricominciato, una mia amica. Qua mi sta venendo la nausea dello Yume di Isabel Cramer, perché è il terzo che faccio, perché gliene ho fatto uno di cotone a mia mamma, uno di Mohair, e ricominciamo col Mohair, vedete? Ho già fatto lo scollo, diciamo, i ferri accorciati, e sto andando avanti con il traforo e gli aumenti, e poi devo mettere le maniche in sospeso. Questa sto facendo la taglia XS, perché? Perché sto lavorando invece che col 3,75 col 4,5. Quindi sto facendo la XS perché questa mia amica ha una taglia S,
Quindi lavorando con i ferri più grandi mi viene una taglia in più, in poche parole, con col mohair. Provateci perché col mohair viene pazzesco lo yume, è veramente bello, bello, bello. E sto sempre usando questo mohair della Madil, che mi sembra che fa parte di Grignasco, una cosa del genere. È un 70% mohair, 30% seta. No. È passata mia mamma sulla mia scrivania, non c'è più manco una fascetta. Vabbè. Io mi tengo le fascette dei filati. Vabbè. E quindi sto procedendo. È facile, ve lo dico, è facile. Provateci lo yume primo in italiano. Secondo, dopo che avete fatto lo spone, è tutta maglia rasata. Quindi veramente è facile, è un bel progettino. Poi non so manco io cosa c'è dentro. Ah sì, ho iniziato un altro paio di calzini. Calzino stupidino della Valentina Cosciani, proprio diciamo per relax. E sono arrivato al tallone. Per me. Ho già fatto le diminuzioni del tallone, adesso dovrei riprendere le maglie. E questo è un filato che ho trovato dal GS, un negozio che vende scampoli, tessuti e gomitoli. Ed è un filato per calzi, mi sembra tedesco. Sto lavorando con i ferri del 4, 3,5, 4 mm. Niente, il progetto relax quando non c'ho voglia di fare pizzo. Poi, dove è andato a finire? Qua. Sto facendo un tester di un pattern che è già uscito. Vi lascerò il link sotto in descrizione. Allora, il pattern si chiama Calza ai ferri, no, aspettate, che ve lo dico subito. Sono comunque delle calze ai ferri circolari, naturalmente. Intrecci Socks si chiamano, di Francesco Palmeri. Sto facendo il test, sto facendo la taglia 35-37 di piedi. Vi lascio il link sotto perché è veramente bello e facile. Lo sto facendo con i ferri 2,25 e la regia normale, diciamo blu. E vedete, ha questo punto particolare che è fatto da treccine dritte e rovesci. È veramente facile perché sono tutte treccine di due maglie, quindi non uso neanche il ferro ausiliario, quindi è veramente veramente semplice. Piano piano andrò avanti e gliela farò mia mamma, penso. Vedremo, vedete? È un motivo veramente facile, facile, proprio bello. Vi lascio il link in descrizione perché poi è stato gentilissimo. Francesco, proprio, proprio bravo. Ed è spiegato benissimo, proprio benissimo. Almeno cambio un po' anche il modo di fare calzini, che li faccio tutti uguali io. Aumenti uguali, faccio tutto uguale, invece qua diciamo che sto variando. Si impara sempre, io dico, non c'è niente da fare. Ok. Poi, madò, sono andato un pochino avanti qua, nel Vortex Shawl. Adesso con l'inverno mi è ritornata la voglia, l'ho ripreso in mano. Con il filato pompon di lana di biele lo sto facendo, finché non finisco una cake vado avanti. Si inizia dal centro, ve lo ricordate? Sì, si inizia dal centro, poi si va avanti, adesso poi si ripete due giri finché avete finito la lana. Boh, proprio facilità assurda. Vedete, secondo me è veramente carino. Sto lavorando con i ferri del 4, mi sembra, aspettate. Sì, 4 mm. Io dovrei comprarmi 8 serie di ferri del 4. Ok? Perché lavoro i calzini, lavoro i scialli, lavoro qualunque cosa col 4, troppo. Vabbè. È veramente facile, anche di questo vi metto il link in descrizione perché, a parte l'avvio, che io l'ho fatto col gioco di ferri, perché avete veramente 6-8 maglie da avviare in tondo, quindi è un po' difficilotto col Magic Loop. Io ho iniziato col gioco di ferri e poi, dopo qualche giro, sono andato di Magic Loop. Non si vedrà mai. Ecco, questo è l'avvio, vedete? Questo qua centrale è l'avvio. E quindi anche questo piano piano va avanti. Ok, io mi sa che mi toccherà fare come la Martina Badiali. Metodo Gideon. Quanti progetti ho? 1, 2, 3, 4.
5? Sì, vabbè, poi c'è anche il punto croce, figuriamoci. Avete mai desiderato di avere 8 mani? Io sì. Per finire 5 progetti insieme, ecco. E devo comprarmi i cavetti della IAIA. Perché ho un cavo su un paio di calzini, un cavo sull'altro paio di calzini, un cavo sullo scialle, un cavo su un sacco nana che sto facendo adesso, ve lo faccio vedere. Per cuore di maglia, perché venerdì pomeriggio ci vediamo. Da cuore di maglia, oggi è venerdì pomeriggio? Che ora è? Vabbè. E quindi sto facendo un sacco nana per i prematuri. È bello, mi piace. Un'opera di volontariato che poi sono cose veramente facili, facili, facili. E sto usando il modello della Valentina Cosciani del sacco nanna. Che mi sembra che c'è su Ravelry ed è anche gratuito, proprio facile facile, le coste, poi tutto a maglia rasata per 40 cm, veramente facile. E questo è tutto, ragazze. Io vi saluto. Sto bene, sperando che mi passano tutti questi muscoli rotti. Di filati non ne ho comprati, perché ho sistemato lo stash. Poi mi sono arrivate queste rocche. Fantastiche, bellissime, mi raccomando, andate a vedere sul sito. E questo è tutto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, perché ho una marea di visualizzazioni, ma di iscritti ce ne sono molti meno delle visualizzazioni. E io vi saluto. Alla prossima, ciao!